Sì! Ecco lo stivello magno, ragazzi, riaccendono tutti quanti nel canale. Come vedete oggi sono a Dubai, al Dubai Mall, e parto subito con i saluti a tutti gli iscritti di ieri sera. Ragazzi, ancora in tanti, davvero sono orgoglioso di avervi in community, in squadra. Spero che mi date supporto in questi mesi con tanti contenuti interessanti. Poi un altro bel ringraziamento a tutti gli iscritti di vecchia data che con me sostengono il canale, appunto commentano, come avete fatto anche ieri, dando bellissime analisi su tutti i fronti e su tutto il mondo Juve. Partiamo oggi con una notizia importantissima sugli sviluppi dell'accordo e dell'affare Donnarumma, ragazzi, perché molti stanno dicendo che non si potrà fare, ma in tanti dicono davvero che è un accordo ormai fatto, perché le parti si sono incontrate, come ben sapete, a Torino al J Center, quindi Raiola è stato avvistato, anche se sperava di non farsi vedere da telecamera, ma qualche giornalista indiscreto l'ha beccato, che appunto si è recato a trovare Agnelli, Paratici, e di solito quando un procuratore di quel calibro, abituato a trattare milioni, a muoversi soltanto per avere commissioni e spostare giocatori importanti, di sicuro l'ha fatto per un motivo. Quindi il motivo vero e proprio è quello di aiutare la Juve a chiudere l'affare Donnarumma, perché il Milan di sicuro non riuscirà a muoverlo per una cifra importante, quindi 50 o 100 milioni, e quindi andrà al parametro zero. Quindi, ragazzi, Donnarumma, oltre ad aver fatto una grande stagione al Milan e essere protagonista all'europeo con l'Italia, la possibilità di prenderlo a zero dandogli soltanto 10-12 milioni di ingaggio, alla Juve non se la farà sfuggire, soprattutto se consideri che Milan vuole Szczesny, che vale 50 milioni, e quel valore di cartellino di Szczesny corrisponde a 4 anni di cartellino di Donnarumma, cioè di ingaggio di Donnarumma. Quindi quelli che dicono che è un monte ingaggi troppo alto per la Juve, in realtà non fanno considerazione del fatto che Szczesny vale 50, e quindi la Juve con quel capitale lì può gestire l'ingaggio di Donnarumma e fare un quadriennale, che senza quello Donnarumma non si sposterà mai da Milano a Torino. Altra cosa importante è che se la Juve non arriva in Champions, Donnarumma ce lo sogniamo, perché Donnarumma non vuole fare l'Europa League, vuole soltanto giocare in Champions, anche perché non l'ha mai fatto, quindi il suo primo trampolino di lancio è andare nel calcio europeo, che conta, e quindi è un altro bel incentivo per Pirlo e soci per arrivare almeno quarti. Quindi questo è un po' quanto. Altra cosa importante da dire, oltre a fare Donnarumma, è che la Juve, proprio perché, per il fatto che non ha liquidità, come poi tante formazioni italiane di questo momento, dovrà sviluppare un mercato fatto di due fasi importanti. La prima, che probabilmente si svilupperà durante l'europeo o poco prima, in cui la Juventus dovrà cedere per un valore di 100 milioni di giocatori prima di potersi muovere veramente e fare qualcosa. Quindi si pensa veramente che i primi iniziati a lasciare, come molti sapete, potranno essere Rabiot e Ramsey, che insieme valgono 5-50 milioni. E poi gli altri nomi li abbiamo fatti: Bernardeschi ne vale 20, Bentancur ne vale circa 30, e quindi con loro saremo circa a 100 milioni, e dopo sarà possibile andare sui nomi che avete sentito, quindi Locatelli che vale 40, Aouar ne vale 50, e poi, come avevo detto, Donnarumma verrebbe tranquillamente grazie alla vendita di Szczesny, e invece Kane potrebbe arrivare anche grazie allo scambio con Rabiot all'Everton. Quindi non pensate che la Juve non possa muoversi, l'unico modo che ha per muoversi è svegliare Paratici e fargli capire come fare queste trattative, perché non è detto che anche senza liquidità tu non possa fare le trattative. Se tu vendi e incassi, alla fine ce la fai, perché poi ti arrivano i soldi della Champions. Quindi con tutto questo tesoretto qua, più gli sponsor che finanziano anche la squadra, ce la fai. Il problema è che devi avere un DS in grado di fare tutto questo. Quindi se non è lui in grado, probabilmente Agnelli vedrà a giugno di cambiare aria, farlo andare da un'altra squadra e magari prendere Lippi, che se ne sta parlando tantissimo perché è il cuore bianco-nero, tornerebbe dalla Cina con un'altra esperienza internazionale, ha una certa età e una certa esperienza per scegliere i giocatori meglio sicuramente di Paratici, che prima era uno scout di talenti e si è trovato a fare dirigente dall'oggi al domani. E quindi questo potrebbe essere un altro cambio dirigenziale importante. L'allenatore può darsi che sia Pirlo anche la prossima stagione, soprattutto se vince la Coppa Italia e se arriva almeno quarto. Quindi dimentichiamoci per il momento i nomi di Klopp, i nomi di Zidane, i nomi di Allegri, che anche se è rifiutato la Roma si allontana dalla panchina della Juve. Quindi i nomi papabili veramente potrebbero essere soltanto quelli di Zidane e Klopp, ma come sapete è molto difficile che si muovano dalle squadre come quelle dove giocano, anche perché Zidane
ancora il contratto fino al prossimo anno, sta giocando benissimo con Real, è arrivato in semifinale, può vincere la Champions, la vedo molto dura che lascia Madrid. E Klopp uguale, Klopp ha fatto comunque una bella stagione, con Liverpool è arrivato ai quarti, scegliere una pista diversa come la Juve sarebbe andare indietro, perché anche lui sa che non ci sono i giocatori funzionali al suo progetto, non ha in mano una rosa in grado di arrivare a quei livelli di quarti di finale e dovrebbe ripartire da zero di nuovo, chiedendo dei giocatori a Torino che siano adatti al suo gioco. E quindi capite anche voi che è molto difficile, in più dovrebbero dargli uno stipendio proporzionale al suo livello di preparazione, ai trofei che ha vinto, all'esperienza che ha, e non è detto che la Juve possa spendere per un allenatore, quello si fa lì, magari probabilmente la Juve terrà Pirlo che costa poco e gli costruirà una squadra attorno di giocatori esperti e giovani. Quindi questa è un po' l'idea, secondo me, che la Juve vuole portare avanti. Lo so che è molto difficile per i tifosi, anche per me, accettare quest'anno di quasi fallimento, più un altro anno, forse dove non vinceremo niente, però purtroppo era da dire che dopo 9 anni di ciclo qualcosa calasse. Avete visto anche il Barcellona, dopo le grandi vittorie, è calato, non vinceva quasi niente in Europa da 6 anni. Il Real, dopo le vittorie con Zidane, è calato, quindi dobbiamo veramente tirare al nostro mulino tutto quello che è possibile. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del video, anche voi, mi raccomando, perché ci tengo alla vostra opinione. E adesso nell'ultima parte del video però volevo andare a commentare anche quello che potrà succedere con l'Atalanta-Juventus, ragazzi, perché sono uscite le probabili informazioni. Pirlo sembra voler ripartire da alcuni capisaldi che gli hanno fatto fare bei risultati nelle ultime partite, come avete visto abbiamo preso 6 punti su 6, e quindi potremmo partire con l'attacco ideale che è Ronaldo, Dybala, finalmente Dybala dal primo minuto, con Morata a partire forse dal 70° minuto. E poi in difesa ripartiamo con Szczęsny in porta, quindi Buffon non giocherà, e Danilo e Alexandro sugli esterni, con De Ligt e Bonucci, quindi ritorna Bonucci dopo la positività al Covid e qualche problemuccio al ginocchio. E a centrocampo avremo Cuadrado, Chiesa, che sono forse le frecce migliori che possiamo avere, che ci garantiscono di avere profondità, di stare alti col gioco offensivo. E poi Arthur e Bentancur il centro del centrocampo, e appunto, come dicevo, alla Hoya, che potrà riscattarsi appunto del suo periodo di magra dove non ha giocato, e Ronaldo affamato di gol, soprattutto dopo tutto quello che è stato detto sul suo conto, che non segnava, che non è funzionale al progetto, che sta buttando giù lo spogliatoio, ci sta facendo fare un'involuzione a livello di gioco. Vedremo, secondo me, che farà anche una bella doppietta e ci stupirà tutti come è in grado di fare, e sono sicuro che darà un segnale per far capire che lui vuole rimanere, vuole essere protagonista quest'anno portandoci in Champions, e poi il prossimo anno per provare a vincere questa coppa maledetta, e quindi rimanere al centro dell'attacco e sicuramente portarci delle prestazioni che convinceranno Pirlo e società a dargli la rosa che chiede, perché non sono convinto che non mollerà l'osso e neanche la società lo lascerà andare. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate ancora del video, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio, a presto ragazzi, ciao!